risposto sempre con più precisione, se non ossessione, il tema della fine della Seconda Repubblica e della, in prospettiva, dell'arrivo, della quasi inaugurazione di questo mito della Terza Repubblica. Attorno a che cosa ruota questo problema? Perché si dice che sta finendo la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica e sta iniziando la Terza Repubblica? Evidentemente si fa una distinzione tra prima, seconda, che cos'era la prima, cos'è stata la seconda e che prospettive, in che senso ci sarebbe questa terza repubblica. La prima repubblica è quella ovviamente che è nata dalla caduta del fascismo, quella del 45, 46, 47, 48, quando l'anno in cui fu promulgata la Costituzione italiana. Da quel momento inizia la Repubblica per antonomasia democratica italiana, che è durata più o meno convenzionalmente con questo tipo di classificazioni, è durata fino al 91-92. In sostanza si dice genericamente che con Tangentopoli, con quegli scandali degli anni 91-92-93-94, finì, si esaurì, si andò in frantumi tutto l'assetto ordinamentale, costituzionale della Repubblica, perché quello scandalo fu, secondo la comune opinione, fu talmente devastante per il paese che quasi quasi stava per crollare tutto, l'intero sistema democratico italiano. Da quel momento, dopo Tangentopoli, è iniziata in Italia, è iniziato un percorso che ha sempre più tentato di semplificare, dicevano gli autori, le regole della democrazia. Che cosa si diceva? Si diceva che la Prima Repubblica è andata in frantumi perché c'erano troppi partiti, perché c'era troppa articolazione nella società e nel Parlamento. E quindi una rissa e una ressa attorno al potere del Parlamento, anche nella società, che non consentiva di agire con determinatezza, con efficienza, con sicurezza, con tempestività, non lo consentiva al governo del momento. Iniziò da allora questa tendenza alla modifica, alla riforma anche del sistema elettorale. Si disse che quel sistema, il proporzionale, cioè ognuno si presenta, ogni partito si presenta e ha tanti rappresentanti quanti sono i voti che riesce a raccogliere. Si diceva questo sistema frantuma, articola troppo, non ci sono pochi partiti e forti, ma c'è una serie di partiti, anche piccoli, che finiscono, dicevano, col condizionare le regole e le decisioni del Parlamento e quindi del governo. E quindi c'è stata questa seconda Repubblica contraddistinta essenzialmente dalla modifica sostanziale del sistema elettorale, che è quello che regola come l'accesso al potere, l'accesso al Parlamento delle forze politiche, dei gruppi, delle associazioni e così via. Che fu una trasformazione lenta ma forte, penetrante, dal sistema cosiddetto proporzionale al sistema cosiddetto maggioritario. Possiamo dire che la Seconda Repubblica è stata contraddistinta pertanto da questo nuovo impianto che l'Italia si è voluta dare, semplificato e tendenzialmente orientato verso una semplificazione estrema, nel senso di portare il paese al cosiddetto bipolarismo, se non bipartitismo. Si pensava, si è detto, Segni per esempio, il referendario per eccellenza, ha sempre sostenuto che bisognava tendere a rendere difficile la presenza eccessiva dei partiti e a semplificare, a ridurli tendenzialmente a due partiti. Uno governa, l'altro si oppone, uno governa, l'altro, a seconda di chi vince. Questa seconda Repubblica sta naufragando, come la prima Repubblica, in un mare
di corruzione, di devastazione del patrimonio pubblico e così via, di ingestibilità del potere e della democrazia, quasi ugualmente come la prima repubblica. E da questo nasce il problema. Crollata la prima, crollata la seconda, lo stiamo vedendo come sta crollando, che si fa? E qui nasce il problema della terza repubblica in Italia, la terza, nel senso che il problema si pone come si procede a questo punto. Quando molti sostengono che inizia ora la terza repubblica, lo dicono in una prospettiva di accentuazione ancora di più della semplificazione della democrazia. Cioè si dice quello che si è fatto nella seconda repubblica, fare leggi elettorali, modificare la Costituzione per impedire l'eccesso di partiti, di presenze, di articolazione e così via, per semplificarlo e ridurlo sempre più a pochi, se non due partiti, va ancora più affermato e realizzato. Non è stato sufficiente e quindi si sta ponendo il problema sempre più incalzante della trasformazione della nostra democrazia. La democrazia parlamentare, dove quello che conta è il Parlamento, con tutte le rappresentanze dei vari partiti, alla democrazia presidenziale, nel senso che il potere, i poteri si spostano sempre più dal Parlamento dal governo al Presidente del Consiglio, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica. Insomma, la tendenza che si vuole prendere è quella da avere una democrazia in Italia, si dice sbagliando all'americana, ma non è questo perché nemmeno così è in America, si vuole tendere ad una democrazia nella quale il Parlamento resta un luogo di discussione per quello che vale, ma quello che conta è il governo, quello che conta nel governo è il Presidente del Consiglio con più poteri. Con uno spazio di manovra maggiore. Oggi il Presidente del Consiglio è uguale tra gli uguali rispetto ai ministri. È soltanto, si dice, quello che coordina il governo, ma il potere spetta al collegio, a tutto il governo, mentre si vuole arrivare a dare al Presidente del Consiglio un potere che non sia troppo condizionato dalle presenze dei vari ministri. Questa è la tendenza che si vuole dare. Contro questa tendenza che mira ad una sorta di bipartitismo radicale in Italia, comincia però a insorgere la consapevolezza della democrazia in Italia, dei democratici, dei progressisti, delle persone, insomma, che si pongono il problema, che non è che si può risolvere il problema riducendo o annullando la democrazia, è troppo comodo, troppo facile, troppo semplice. Il problema va risolto all'interno della democrazia, delle regole, mettendo delle regole precise che condizioni che non consenta ai partiti un abuso e uno strapotere tale da condizionare tutto. La democrazia, il governo e il Presidente della Repubblica. Insorge a fianco e in contrapposizione a questa tendenza a individuare lo sbocco nella semplificazione, quindi nel bipartitismo, un partito e l'altro, punto. Non ci sono altre alternative, sta insorgendo la posizione di quanti difendono i principi costituzionali che questo non consentono, perché la nostra Costituzione è una Costituzione che prevede un sistema democratico di carattere parlamentare, dove al centro di tutto il sistema di potere e di gestione della democrazia, c'è il Parlamento, è quello che detta la linea, poi il governo deve eseguirla e il Presidente della Repubblica non è un operatore attivo, ma è un garante che deve sorvegliare che nessuno violi i principi della Costituzione. Un esempio di questa presa di posizione, Italia giusta secondo la Costituzione fa parte, è stata antesignana di questa scuola politica e culturale e anche giuridica di difesa degli assetti che la Costituzione del 48 si dava. Quindi si oppone, quindi non condivide, anzi contrasta questa tendenza che c'è in Italia, che oggi con le avvisaglie della Terza Repubblica diventa sempre più pericolosa
penetrante si oppone a questa tendenza a semplificare tutto, a eliminare le rappresentanze critiche anche, di opposizione critica, e di semplificarle con due partiti, o l'uno o l'altro, e così via. Italia Giusta è stata a disegnare, sono più di 30 anni, 32, 33 anni che pone questo problema, e ha avvertito anche sempre nella sua attività, nella sua attività anche editoriale, rivisti, libri e così via, ha avvertito del pericolo che si corre quando si tende a dare il potere complessivo più penetrante ad un solo uomo, ad una sola figura, ed si è opposta sistematicamente alla tendenza verso il presidenzialismo, e col metodo e col rimedio dei più poteri al Presidente del Consiglio, e tanto più con più poteri al Presidente della Repubblica. Questa posizione di Italia Giusta, proprio qualche giorno fa, avantieri o un altro giorno, non ricordo, è stata ribadita dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, che sulla Repubblica ha fatto un'intervista nella quale dice che andiamoci piano, noi non possiamo assecondare questa china verso la democrazia autoritaria, verso la democrazia che inizia col diventare autoritaria e poi si apre a tutte le avventure totalitarie, perché quando si comincia a dare il potere ad un solo uomo non si finisce più, non si arriva più, si arriva inevitabilmente all'abuso del potere. Ogni potere, perché non abusi, deve essere controllato a sua volta. Se non c'è un organismo di controllo che è il Parlamento e non funziona ed è gracile ed è fatto da personaggi inqualificabili come quelli che abbiamo oggi, è chiaro che il capo del governo allarga sempre di più la sua funzione, il suo ruolo e i suoi poteri. E l'ha detto Zagrebelsky dicendo, mutuando quasi, diciamo, non dico copiando perché non ha copiato niente, ma alla fine diventa la ripetizione di quello che noi di Italia Giusta andiamo dicendo da oltre 30 anni. Cioè che in Italia oggi più che mai serve invece, al contrario di quello che si dice, una corsa veloce verso il presidenzialismo, al contrario, ma serve invece un recupero altrettanto veloce dei principi costituzionali, l'assetto costituzionale, dove i partiti abbiano il ruolo che la Costituzione, i partiti, associazioni, le forze della società, le forze politiche abbiano il ruolo che loro conferisce dalla Costituzione, che il Presidente del Consiglio sia il rappresentante, il portavoce del governo, ma che soprattutto ci sia il Parlamento. E l'ha detto dicendo, usando veramente una espressione che abbiamo usato noi tante volte, e che abbiamo non solo usato tante volte nei dibattiti, nelle discussioni, nelle conferenze, nelle iniziative politiche, ma che abbiamo addirittura noi nello statuto della fondazione, dentro la quale c'è anche Italia Giusta. Cioè il principio che il nostro movimento ha come suo statuto, non uno statuto inventato da noi, ha nel suo, il suo movimento come statuto la Costituzione italiana. Dice proprio l'atto fondante della fondazione nella quale c'è Italia Giusta, Fondazione Popoli e Costituzioni, dentro la quale poi c'è anche Italia Giusta, la fondazione è la parte teorica, no? Che fa Italia Giusta è la parte attiva, operativa, di movimento, di azione della fondazione. E dice lo statuto della fondazione e di Italia Giusta è la carta costituzionale italiana del 1948. Noi non abbiamo da aggiungere nulla alla nostra identità, abbiamo da rivendicare che per noi quella carta costituzionale è lo statuto del nostro movimento. Tutti i principi di quella carta costituzionale, la parte generale, la parte dei diritti, la parte dei doveri e la parte anche delle regole, come si gestisce, da questo direi deriva anche la predilezione da parte nostra per il sistema proporzionale che consente anche alle forze non esorbitanti, che non occupano
tutta la scena politica, di essere rappresentate, di agire nella società e nel Parlamento. Questo concetto che ha espresso Zagrebelsky certamente ha dato a noi un sospiro di sollievo, perché finalmente qualcuno coglie il pericolo che il paese sta correndo verso un'involuzione sempre più autoritaria. Non sono problemi che non interessano, si può dire, ma noi oggi, tutti questi problemi a noi non ci porta niente, perché a noi oggi interessa che la fabbrica sia aperta, che il lavoro si dia, che la gente viva, va in ospedale e venga curata, che il treno cammini, che gli aerei non si fermino all'aeroporto e non riescono a partire, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una richiesta di cose concrete che non viene sistematicamente esaudita. Sembra una cosa separata, una cosa sono i principi attraverso i quali che regolano la vita della società, una cosa sono i problemi reali. Si pensa che le due cose siano staccate, non è così, perché applicando invece i principi costituzionali del 48, proprio della carta così come fu studiata, pensata e realizzata, a quei problemi si dà una serie di risposte che oggi te le sogni, oggi non te le poni proprio, perché tutto è devastato, tutto, ognuno si fa a ruota libera e il più forte vince, il più debole muore. Questa è la realtà nostra di oggi, perché non è che tutti siamo esposti al rischio di non farcela più. È chiaro che il meccanismo porta ad ammazzare i poveri e a rafforzare i ricchi. Questo è tutto l'opposto di quello che la Costituzione nostra prevede, chiede e dovrebbe imporre al nostro paese. Quindi oggi si pone di grandissima attualità e urgenza questo problema. Lo dice anche Galli della Loggia, Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, quando dice: oggi è arrivato al pettine il nodo fondamentale che da anni ci portiamo appresso. Noi dobbiamo scegliere il sistema, il metodo, il modo, la cultura che è nella Carta Costituzionale, o dobbiamo mollare tutto, sbaraccare tutto e andare verso la sregolatezza rispetto alla società, cioè chi può faccia, chi è più forte agisca, gli altri si perdono per la strada, non ti puoi ricoverare, non c'è niente da fare. Questa scelta tra sregolatezza delle regole e sistema costituzionale che è strutturato per la garanzia di chi ha meno diritti, meno poteri, meno chance nella vita sociale e individuale, oggi, dice Panebianco, anche lui arriva al pettine. E questo conferma quello che noi abbiamo detto, ripetuto e straripetuto, che il tema della Costituzione ormai si mette all'ordine del giorno e bisogna fare una grande battaglia perché vinca la difesa di quei valori, senza dei quali tutti noi che siamo persone comuni veniamo fatti fuori e dobbiamo arrangiarci come possiamo. Dice ancora, e concludo, Zagrebelsky, che lui auspica la costruzione di un partito della Costituzione. Proprio chiaro, un partito della Costituzione, esattamente quello che abbiamo mille volte, in mille occasioni noi auspicato e sostenuto. In Italia ci vuole assolutamente, ormai urgente, un vero partito della Costituzione che faccia una battaglia perché la Costituzione diventi la filosofia complessiva, il sistema culturale, umano, sociale, giuridico complessivo del nostro paese. Italia Giusta è in prima fila in questa ipotesi, in questa battaglia. Lo siamo stati e lo siamo ancora, con Subcritica, con la Fondazione e lo stesso movimento che noi abbiamo. Noi non escludiamo di poter diventare anche noi, la distinzione tra movimento e partito è molto relativa, tutto sommato, però un partito suona un po' più forte, un po' più autorevole. Non escludiamo affatto di poter concorrere alla costruzione in Italia di un vero e proprio partito della Costituzione, perché ormai lo scontro avviene non a caso, se ci pensiamo bene, nelle cosiddette primarie del centro-sinistra che sono in corso, nessuno dei cinque candidati, grandi, magnifici, sette, quei personaggi che abbiamo visto dibattere, ha fatto un cenno, nemmeno un cenno rapidissimo, ai problemi che riguardano Costituzione sì, Costituzione no. Nulla.
Questo a dimostrazione che c'è una resistenza, c'è una voglia di sbaraccare tutto e di prendersi tutto il potere possibile senza il condizionamento da regole così forti come quelle della Costituzione, che noi dobbiamo contrastare. Su questo punto Italia Giusta dovrà intensificare la sua presenza, ma intanto è bene scriverci un appuntino tutti quanti che ormai non si tratta più di chiacchiere, ma si tratta di scegliere di un governo, di uno Stato che tiene d'occhio e tende l'orecchio alla parte più debole della società e non ai cosiddetti poteri forti, dei poteri arroganti che avrebbero il sopravvento definitivo se smantellassero, come hanno fatto con l'articolo 18, come hanno fatto e stanno facendo ripetutamente, che smantella tutto l'apparato, il sistema che ha consentito a noi tutti di andare avanti nella nostra storia di questi anni e di avere un'Italia tutto sommato che ha retto alla prova della storia e che oggi vogliono ridurre ad una colonia di qualche grande Stato europeo senza autonomia, senza prospettive. Su questa battaglia io credo che Italia Giusta deve essere in prima fila come è stata negli ultimi 30 anni. Grazie.